Dottoressa Roberta De Vizia, quindi com'è andata poi l'affluenza delle donne che sono venute a fare il check-up, insomma, e i controlli? L'affluenza è andata benissimo. Questi due giorni abbiamo scrutinato circa 300 pazienti con una media, un'età media di circa di donne che hanno un'età che si attesta intorno ai 40 anni. Quindi questo è un simbolo proprio che il messaggio della prevenzione è arrivato soprattutto nelle donne più giovani che hanno questa cultura di fare i controlli, quindi siamo particolarmente soddisfatti e siamo anche molto contenti del risultato delle iscrizioni a questa passeggiata rosa, perché addirittura si sono iscritte più di 800 pazienti, quindi siamo felici. Veramente un grande successo. Un grandissimo successo e soprattutto una testimonianza della vittoria delle donne. Adesso ci prepariamo per la gara. Sì, adesso ci prepariamo per la gara dove appunto ci sarà proprio un tappeto di donne in rosa, un tappeto rosa proprio dove queste donne testimonieranno il loro percorso di prevenzione e di guarigione soprattutto. Assessore di Guardia San Framondi, assessore al turismo, qui in questo evento a Telese dedicato al podismo, quindi al benessere, allo sport. Sì, Guardia non manca, non deve mancare il territorio dell'intera provincia. Siamo quest'anno Città Europea del Vino 2019 e allora tutti insieme dobbiamo lavorare per promuovere le bellezze e la straordinarietà del Sannio. E questo evento di Telese è sicuramente una punta di diamante per questo territorio, quindi non potevo non essere qui e partecipare, minimo, no? Con la mia presenza alla Pink Race, un'altra iniziativa straordinaria che condivido a pieno e che fa di questo territorio un territorio che vale, che crede nella sostenibilità, nell'aiuto e nella solidarietà. Grandi numeri di presenze qui a Telese, quindi anche il messaggio di Sannio Falanghina viene portato insomma in tutta Italia e anche all'estero. Esatto, ed è una vetrina straordinaria l'Half Marathon, perché riusciamo a veicolare il messaggio del Sannio, della Falanghina e di Sannio Falanghina in tutta Italia, e lo stiamo facendo con eventi, con manifestazioni anche all'estero. Saremo a Parigi tra l'altro dall'11 al 13 ottobre per partecipare alla Fête des Vendanges, la festa della vendita a Montmartre, con uno stand Sannio Falanghina, quindi cerchiamo di portare questo territorio in alto per dare a questo territorio quello che merita. Ricordiamo che a breve ci sarà anche una convention. Esatto, la convention nazionale Città del Vino ci sarà qui dal 18 al 20 ottobre nel Sannio, quindi Benevento e anche i comuni Città del Vino saranno protagonisti di un'iniziativa che coinvolge tutta la nazione, quindi verranno da noi centinaia di persone e allora noi siamo felici di ospitarli tutti. Sono accanto al vice sindaco di Castelvenere, un grande territorio, un grande comune, Città Europea del Vino, anche Castelvenere, quindi com'è andata questa gara oggi? Lei ha partecipato alla passeggiata in rosa? Sì, è andata benissimo, ci tenevo molto a essere presente a questa manifestazione che non solo insomma, pone attenzione su un territorio dal punto di vista enogastronomico nell'anno della Falanghina, nell'anno in cui insieme ad altri comuni Castelvenere è stato denominato Città Europea del Vino, ma soprattutto per il messaggio forte che questo territorio vuole dare nella direzione della prevenzione, dell'attenzione alla salute delle donne nel mese della prevenzione del tumore al seno. Quindi il mese che la nazione ha voluto dedicare a questo importante, a questa importante patologia, e il messaggio forte che io come tante altre donne vogliamo tirarne fuori è quello di non solo di incontrarsi, ma di incontrarsi rilanciando con forza l'importanza della prevenzione e l'importanza di riuscire a ripartire attraverso le sane abitudini, come quello della corsa e delle attività sportive. Quindi parliamo di benessere, di sport e poi cultura, in questo caso anche cultura del vino.
Certo, anche di cultura del vino, molto molto importante. Noi siamo Castelvenere, è il ben noto comune più vitato del sud per densità di coltivazione e ha dei prodotti di eccellenza, dei sani prodotti, 20 aziende imbottigliatrici che sono un fiore all'occhiello del nostro territorio. Anche tanta bellezza paesaggistica, quindi invitiamo tutti a venire in questo territorio. Assolutamente sì, Castelvenere ha un unicum che sono le cantine Tuface, che stiamo cercando di riprendere perché ovviamente sono la maggior parte sono private, però sono un obiettivo che il nostro comune vuole raggiungere, rilanciarle, rivalorizzarle e soprattutto far rivivere il nostro comune che, come tanti altri dell'entroterra campano e non solo, sono soggetti a spopolamento. Filomena Di Mezzo, assessore di Telese Terme alle pari opportunità. Com'è andata questa passeggiata in rosa? Allora, anche questa è stata una passeggiata riuscitissima, una grossissima partecipazione, abbiamo sfiorato i 1000 partecipanti solo alla Pink Race, un grande successo, vuol dire che ha funzionato anche quest'anno e noi siamo felicissimi. Io voglio, essendo la Pink Race una marcia che è rivolta alle donne, voglio diciamo spezzare, ricordare chi è l'artefice di questa iniziativa, che è Pina Di Staso, che è una delle organizzatrici, la vera mente, il braccio di questa organizzazione che è la Telese Running, che realizza la mezza maratona, ma ha inserito anche questo momento diciamo che ha un risvolto sociale e che dà ancora più senso a questa marcia rosa, che è una marcia in cui vogliamo divulgare la prevenzione come strumento per evitare o abbattere l'incidenza dei tumori femminili sulle donne. Assessore Marciani, quindi ha corso la Pink Race, quindi questa gara, insomma questa passeggiata in rosa, qual è l'emozione? Beh, è sempre bello vedere tante donne, mamme accompagnate da figli, famiglie, c'erano passeggini, è una bellissima atmosfera, accompagnare le atlete e gli atleti con questa camminata è sempre entusiasmante, poi ogni anno sono sempre di più e devo dire l'entusiasmo lancia un messaggio importante, che è quello poi a cui noi teniamo di più, e quindi farlo tutti insieme per parlare di prevenzione e di benessere, di salute, è sicuramente importante in una domenica veramente speciale. Valeria Straneo, premio all'assessore dello sport, il dottor Romano. She's on fire. Valeria, benvenuta a Telese. Il talento da Alessandra con noi, Valeria Straneo. La premiazione della seconda arrivata, è stata una grandissima gara maschile, una grandissima gara femminile, e poi capirete ancora più perché nel momento in cui annuncerò la vincitrice. 1:12:09 il suo time finale, lei è Sofia Jelemczuk. Grande gara per Sofia, seconda all'arrivo, un podio internazionale in tutti i sensi. Commissario, tranquilli, a premiare la seconda donna all'arrivo. Stabilì il record del percorso in 1:12:11, oggi lo ha limato di 2:11:22, oggi lo ha limato di 30 secondi, nuovo record da battere, ha battuto se stessa, 1:10:52, lei è Mona Mosetti, Kenya, il nostro
nostro sindaco alla premiazione della regina della Telesia su Marathon. Della conferenza stampa alla regione Campania. Erasmo, grazie per essere qui con noi. È stata battaglia fino alla fine. Pensate che entrambi sono scesi sotto il muro dell'ora 02, precedente record 1 ora 02 e 08, 1, 0, 1 e 58, lo stesso tempo del vincitore, ma per pochissimi centesimi, per lui la seconda posizione ideale, medaglia d'argento. Lui è Solomon Kutch. Viene Erasmo Mortarolo a premiare il secondo della classifica generale maschile. Intanto lasciatemi fare un saluto speciale a Filippo Riverini. Un abbraccio e un saluto speciale a te Filippo e a Michele naturalmente. Con Martina abbiamo vissuto il passaggio nelle terme. Gennaro mi ha confermato che c'era spalla a spalla anche il passaggio a San Salvatore Telesino. E la vittoria per pochissimi centesimi, sarei curioso di sapere la manciata di centesimi che l'hanno separato il secondo dalla vittoria. Vince per il team Dinamo Sport, 1 ora 01 e 58, Joe Mangi. Assessore alle pari opportunità della Regione Campania. Colori, sapori ed emozioni, quelle che vivete con noi su videoland.it è quella che riesce a trasmettere la grandiosità di un evento davvero internazionale, Telesia Half Marathon, il podio maschile più internazionale di così impossibile. Paul Tiongic in terza posizione, mentre per solo una manciata di centesimi di secondo separano il primo dal secondo, ma per entrambi il nuovo record del percorso, 1 ora 01 e 58. Secondo Solomon Kutch, vince Joef Vanje.